Associazione di tipo mafioso, estorsione, usura, corruzione, turbativa d'asta, false fatturazioni, trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio. Questi sono i reati che la Procura di Roma contesta ad un'intera classe politica che negli ultimi anni ha governato la città di Roma e la regione Lazio, rubando e mangiando alle spalle dei cittadini. Sembra la trama di una puntata di romanzo criminale, ma purtroppo è la realtà che i romani si sono trovati davanti agli occhi questa mattina ed è molto peggio di una fiction. A scorrere l'elenco dei 37 arrestati e degli oltre 100 indagati vengono i brividi. Dentro c'è l'ex sindaco della capitale Gianni Alemanno, il consigliere regionale PD Eugenio Patanè, il capogruppo in regione per Forza Italia Luca Gramazio, il presidente dell'assemblea capitolina Mirko Coratti del PD. Non ci siamo fatti mancare nulla. I loro nomi si mescolano a quelli di terroristi e boss come Massimo Carminati, ex terrorista di estrema destra dei NAR, ricordo la sigla, Nucleo Armati Rivoluzionari, ed ex membro della Banda della Magliana, Riccardo Brugia, in passato arrestato per rapine vicino agli ambienti dei NAR, Roberto Lacopo, Matteo Calvi, Fabio Gaudenzi, con precedenti per rapina. In mezzo in questa matassa nera in cui la Procura di Roma ha messo le mani, finiscono anche nomi eccellenti, ne ricordo solo alcuni perché sono talmente tanti che sarebbe impossibile. Ex amministratore delegato dell'ente EUR Riccardo Mancini, già noto per le tangenti per i filobus della Laurentina. Carlo Pucci, ex dirigente ente EUR. Vediamo un po' i più significativi. Luca Odevaine, ex vice capo gabinetto dell'ex sindaco di Roma Veltroni e capo della Polizia Provinciale. Oggi sappiamo con certezza che per anni la città di Roma è stata nelle mani di politici di destra e di sinistra che hanno fatto accordi con la criminalità, che si sono spartiti poltrone e appalti pubblici e che hanno preso mazzette e lucrato sui servizi che dovevano rendere Roma una capitale moderna e che invece l'hanno ridotta come una vecchia e consunta donnaccia da cui tutti hanno attinto e in cui nulla funziona. Oggi sappiamo con certezza che esiste un sistema corruttivo finalizzato all'assegnazione di appalti e finanziamenti pubblici dal Comune di Roma e dalle aziende municipalizzate, con interessi anche nella gestione dei centri di accoglienza per gli immigrati, tanto per ricordare alcuni fatti accaduti da poco. Sappiamo che sul Campidoglio regna la mafia, un sodalizio radicato da anni con infiltrazioni diffuse nel tessuto imprenditoriale, politico e istituzionale. Oggi i romani sanno perché hanno un sistema di trasporti pubblici da terzo mondo, ricordiamo 1,6 miliardi di debiti all'ATAC, perché le strade si allagano alle prime piogge, perché i marciapiedi sono pieni di cumuli di immondizia, perché le periferie sono in degrado, perché le scuole sono infestate dai topi, e l'ho viste io, giardini accanto alle scuole materne, pieni di bottigliette di metadone. Oggi i romani sanno il perché di tutto questo, perché chi aveva il dovere politico e morale di lavorare per il bene di Roma ha preferito scendere a patto e mangiare, divorare tutto finché gli è stato possibile. Pur rispettando il principio di presunzione di innocenza sancito dalla nostra Costituzione, chiediamo che gli indagati in attesa di giudizio facciano un passo indietro e chiediamo a quest'Aula, ormai come facciamo da mesi, che vengano subito calendarizzati i nostri disegni di legge contro la corruzione, le infiltrazioni mafiose e l'autoriciclaggio di denaro sporco e quelli che modificano l'attuale legge sulla prescrizione. Il Movimento 5 Stelle da mesi si batte per questo, ma la verità è che al di là dei soliti proclami non avete la minima intenzione di cambiare lo stato di cose, di impedire, ho concluso, che nella gestione degli enti pubblici si possa annidare la malavita. Non volete mettere mano alla riorganizzazione delle partecipate, emblema degli sprechi e della corruzione. Diceva Paolo Borsellino, politica e mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio, o si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Ma voi avete preferito le parole di Pietro Lunardi, che diceva: i problemi della mafia e della camorra ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Purtroppo ci sono, bisogna convivere con queste realtà. E voi ci convivete. Grazie.